Salve a tutti Blazers e bentornati in The Escapisties. Nella scorsa puntata abbiamo fatto una serie di fail che ci ha portato più volte alla morte e alla perdita di tutti gli oggetti. Per cui tra una puntata e l'altra, come vedrete ora, ho farmato, diciamo, fatto qualche giorno e ho recuperato alcuni oggetti importanti che poi vedremo con calma. Adesso dobbiamo andare alla chiamata. La cosa molto importante è che quando ho finito la scorsa puntata il gioco non aveva salvato, per cui sono tornato nel giorno precedente. Vediamo se cacca spruzzo e zucchino, che siamo salvi. E per questo motivo avevo ancora il buco dietro la cella e qualche oggetto, quindi questo mi ha anche aiutato. Allora, iniziamo subito a vedere se vendono qualcosa i nostri amici Crowbear. Iniziamo benissimo, ragazzi, mi serviva, quindi ne prendiamo subito una. E abbiamo, non so, che vende una lima. In realtà noi siamo pieni zeppi di lime, quindi non mi interessa. Pertanto, prima di andare a fare colazione, vi faccio vedere velocemente. Abbiamo una tazza di cioccolata fusa, un'arma e un'armatura per far fuori le guardie, due pale, questo oggettino e questa che metteremo via un istante. Una volta trovato un pezzo di legno potrò farmi anche la piccozza, perché l'obiettivo questa volta, ragazzi, non sarà più fuggire dai tetti, ma seguirò un vostro consiglio e cercherò di evadere da una zona laterale della prigione, vale a dire da una zona in cui ci sono due porte da attraversare e poi solamente il muro, lì non c'è la recinzione. Per cui una volta arrivati al muro potremo scavare sotto di esso, per questo ho due pale, per questo mi farò il piccone in caso di rocce e potremo evadere da lì senza dover spegnere il generatore. Il problema è appunto abbattere le guardie per ottenere le due chiavi, quindi l'obiettivo principale di questa puntata sarà uccidere le guardie che ci daranno la chiave viola e la chiave rossa. Il lavoro qua, come al solito, va a gonfie vele, infatti abbiamo già finito, abbiamo un bel po' di soldi a questo punto, ragazzi. Dopo il lavoro ci dovrebbe essere, non ricordo se c'è il pranzo, la chiamata o tempo libero. Potremmo aspettare, dai, aspettiamo nel frattempo e ci facciamo un po' di palestra. Così aumentiamo un altro po' la vita, che male non fa sicuramente. Questo perché un poliziotto lo faremo fuori con la cioccolata fusa, però gli altri li vorrò fare fuori a mano combattendo, perché fare troppe cioccolate fuse sarebbe molto dispendioso e io vorrei evadere anche il prima possibile. Ok, c'era la chiamata infatti, ho fatto molto bene ad aspettare. Dovrò anche fare la formina per copiare le chiavi. Quindi ci prendiamo questi due elementi, li craftiamo insieme subito e questa la mettiamo qui. Andiamo dietro, mi tolgo questo e metterò questo, questo e questa come arma. Possiamo lasciare giù queste due cose e ci equipaggiamo immediatamente queste. A questo punto non ci resta che cercare le guardie da uccidere. Non vedo l'ora, tipo Aizen. Dobbiamo stare attenti però, ragazzi, perché ce ne sono veramente tante di guardie e non possiamo rischiare di farci vedere dalle altre. Possiamo farlo su Jin? 8000 guardie, ragazzi, non sarà facile. Ora, chiave viola, ragazzi, mi prendo anche ovviamente il suo outfit. Perfetto, ragazzi, è fatta, la chiave viola ce l'abbiamo subito. Dovremo cercare di trovare la chiave rossa e già stiamo facendo grandi progressi. Andiamo subito, non facciamo arrabbiare le guardie perché non ci conviene. Tu, cacao. Oh, si ricorda di me. Mannaggia. Devo fare il periodo di esercizio qui, ragazzi. Ok, scappiamo. Ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Bravi. Tu spostati perché questa è la mia macchina. Ok, una cosa per volta. Qua c'è Jin. E qua c'è Aizen. Avevamo pistato Jin noi, quindi ora possiamo provare a picchiare Aizen. Wow. No, ok, vabbè, mi ha beccato. Picchialo. Merda, non gli sto facendo niente. Ma che è? È fortissimo. Perché? Non è Aizen, tra l'altro. Perché non gli faccio niente? Aspettate. Oddio, con quest'arma non gli faccio niente. Ma è OP questo ufficiale. No. Ok, no. Siamo nella merda. Dobbiamo fare una cosa tatticissima, vale a dire fare così. Nasconderci nel cesso di del buon Yamamoto, lasciare giù queste cose e farci uccidere perché il livello di allerta è troppo alto. Cacca spruzzi vende
dagli screwdriver. A questo punto per la fuga potrebbero servirmi. Ehi, wow, 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 no, 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 non posso rischiare, non posso rischiare di morire. Presto. Merda, ragazzi. Allora, lasciamo giù queste cose importanti. Evadi. No, m'ha beccato. Merda, non ho neanche il bed dummy, quindi stanotte non si fa nulla. Ok, ragazzi, dopo il lavoro direi di allenarmi nuovamente, perché mi sembra ovvio che abbiamo bisogno di più forza. 55 in forza. Queste arma della Madonna, armatura della Madonna, ce la dovrei fare in qualche modo, non ti pare? Tipo Towsen. Appena esci, sei mio. Vieni. Merda, rischio di farmi vedere però. Vai, vai, picchialo, picchialo, dai. Perfetto, ok. Sta arrivando uno. Merda, devo fare una roba rapidissima. Così. Merda, ok, se n'è andato, se n'è andato. Perfetto. Questa chiave, ragazzi, non era nei miei piani, ma ci serve per uscire dal retro della cella, quindi è importante averla. La facciamo. Ok, inventario. Mettila dentro. Ok, la formina la abbiamo. Si scappa e ci nascondiamo qua dietro per lasciare la nostra formina. Mi servirà un'altra formina perché se no non riesco a fare la terza chiave. Perfetto, eccoci qua. Ok, posso già farla in teoria. Wow, nuovamente tempo libero, ragazzi. E dobbiamo a questo punto picchiare un'altra guardia. Abbiamo fatto fuori Jin e Towsen. A questo punto ci dovremo concentrare su il signorino Aizen. Ci serve la dannata chiave rossa. Ma dove sarà finito Aizen? Lo sto già cercando da un tocco. Eccolo qui. Non so quanto sia consigliabile farlo fuori però, eh. Cioè farlo fuori nel senso all'aperto. Ci sono le torrette di guardia. Se lo tocco qua fuori mi sparano a vista e perderei le armi, quindi non ci... Oh, guarda sto stronzo, esce pure. Niente, ragazzi, ci tocca tornare dentro in carcere. E dato che il tempo stringe possiamo provare a picchiare qualcun altro. Tipo qui chi stanno pestando? Ichigo. Ichigo e Zucchino. Pestiamo lui. Mi ispira. Vai. Vai. Ok, vai. Vai. Ce l'ha chiamata. Merda, ce l'ha chiamata. Null, cazzo. La chiave rossa. La chiave rossa. Ma se lo faccio... Mi sgamano subito. No, fai così. Merda, merda. Scappa un attimo. Gringov, prendilo. Dai, 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 apri. Sì. Metti via. Ci rimane 4 di vita. Oh, cazzo, scappa tantissimo. Scappa tantissimo. Vai, togli questi. Bene, vai nella cella di Yama. Vai nella cella di Yama. Presto. Wow, ragazzi, che cazzo di impresa. Lascia giù. Ok, ok, abbiamo salvato tutto. Rubali il cuscino. Ok, scusami, ma dovevo farlo. Così ci possiamo fare il bed dummy e lo possiamo mettere momentaneamente qui. In ogni caso, noi al momento non possiamo fare null'altro. Perché? Perché non ho... Allora, innanzitutto prendi questo. Perché non ho plastica da fondere, quindi questi li lasceremo giù. Bene, a questo punto per fare le chiavi abbiamo bisogno di 70 di intelligenza. Dobbiamo stare attenti perché sta calando. Dobbiamo fare 3 chiavi. E nascondiamo le cose nella cella di Yama. E vediamo già se ha della plastica da fondere. Tipo, vedete, già una ce l'ha. Perché ci servirà assieme agli accendini. Nonno Heidi. Legno, perfetto. Iniziamo molto bene questa giornata, ragazzi. Forse questa notte potremmo anche fuggire dal carcere. Sì, sì, ora esco. Arrivo, arrivo, arrivo. Craftiamoci immediatamente il piccone. Ecco qui. Metti insieme anche questo. Non prendo più niente, ve lo giuro. Ho finito di rubare. No, 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 no. Fatemi mettere via questi. E poi fate di me quello che volete. Però, ok, li abbiamo messi al sicuro. Per cui ci prendiamo i 3 accendini. I 3 pettini. E iniziamo subito a craftarli per fare della plastica fusa.
Fatto ciò, aspettiamo che passi questa fottuta guardia e andiamo dietro. Prendiamo anche i 3 stampini e ci facciamo le 3 chiavi. Non ci resta che aspettare la notte a questo punto. Ok ragazzi, inizia il piano di fuga da questa prigione. Innanzitutto lì c'è una camera, quindi noi passeremo da sotto una volta usciti. Dobbiamo stare attenti anche a questi dettagli, ahimè. Allora, possiamo recuperare queste due cose. Questo, no, non può essere messo come arma. Mi avrebbe fatto molto comodo, ma infatti così non è. Mettiamoci le coperte, sperando che non entri lo stronzo per togliere. Mettiamo il bad dummy e presto. Ok, siamo dietro alla cella. Piano di sopra non c'è niente di importante, giusto? No, ok. Mi prendo le chiavi. Ora, molto velocemente, ci dobbiamo cambiare. Mi sembra ovvio. Quindi lasciamo giù questa. Oddio, le guardie fanno una continua ronda. Dovremmo stare attentissimi. Salirà subito il livello di crimine? Ahimè sì. Ahimè sì. Ok. Presto, usciamo. Siamo fuori, c'è una guardia. C'è già una guardia. È andata in basso, perfetto. Scappiamo. Presto. Ok, qua abbiamo le chiavi, abbiamo tutto. Siamo fuori. Bene, ragazzi. Ora, lasciamo giù una chiave. Lasciala qui, però. E mi metto subitissimo a scavare. Dobbiamo attraversare questo muro. Speriamo che non passi nessuno da qui. Le chiavi le potrò anche lasciare giù tutte, in realtà. Ho bisogno di spazio per avere la terra. Mi sembra ovvio. Mamma mia, ragazzi, è straemozionante scappare da questa prigione. Lascia giù tutto. Non abbiamo finito. Scava, scava. Vai, no! Merda! No! Dai, cazzo! No! Non ci credo. Non ci voglio credere. Così vicini. Porca Eva, così fottutamente vicini. È un grosso problema il fatto che questi facciano la ronda anche lì. Come diamine facciamo? Ragazzi, questo piano di fuga è fallito. Ci siamo andati vicinissimi. Non so se convenga ritentarlo o provare qualcosa di nuovo. Qua ovviamente abbiamo perso tutto, ne manco a dirlo. Lasciatemi pure dei commenti con tutti i consigli che volete. Io ci ho provato, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo per ritentare la fuga. Non so se riproveremo questo piano o un piano nuovo. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.